Buongiorno, ho riesumato dal mio server web, Apache 2, su Raspberry. Il programma di scrittura di messaggi segreti che si possono leggere una sola volta e poi vengono distrutti. Allora, passiamo alla descrizione. Non ci vedo, c'è il sole. Allora, browser, si va sul mio server sperimentale italiano. Programmi installati sul server. Ho ingrandito la dimensione dello schermo, altrimenti non si legge. Poi si va su Zero Bin, messaggistica di sicurezza. Ecco, Zero Bin. È semplice da usare, io l'avevo ribattezzato il pizzino elettronico 2.0, in ricordo dei pizzini mafiosi. Vabbè. Allora, si barra la casella Burn After Reading, che vuol dire brucia dopo la lettura, e si scrive il messaggio. Questo è un messaggio di prova. Ok. E si invia send, la freccia. Ok. Si è creato un link, questo qua lunghissimo, si copia il link e si apre un'altra finestra del browser. Si potrebbe anche aprire un altro computer, il link è sempre quello. Si incolla sulla barra degli indirizzi, incolla e si batte invio. Ed ecco il messaggio che è stato scritto. Questo è un messaggio di prova. Però è apparso scritto sopra in giallo: solo per i tuoi occhi, non chiudere la finestra, questo messaggio non può essere visto un'altra volta. Proviamo, abbiamo sempre il link in memoria. Andiamo su un'altra finestra. Reincolliamo il link e battiamo invio. Vedete? Il messaggio è sparito. Non esiste o è stato cancellato. Insomma, è un messaggio praticamente che ti dice che il messaggio che avevi scritto non c'è più. È stato distrutto dopo averlo letto la prima volta. Tutto qua, poi ci sono anche altre cosette sul mio server che vi spiegherò dopo. La prima cosa che voglio fare è mettere un radio SDR dentro il mio server HTTPS. Questo lo farò in seguito, quando ne avrò voglia. Va bene, vi saluto, alle prossime, ciao ciao.